Noi, io per primo so e tutti i ragazzi sanno che venire a Bari è stata una scelta di cui ci dobbiamo prendere responsabilità, lo sapevamo, sappiamo che c'è da fare un percorso che ci può portare di dove sappiamo. E l'anno scorso ci siamo quasi riusciti per una sconfitta in finale, non siamo riusciti ad andare in Serie B. E quest'anno stiamo facendo bene, c'è una squadra che sta facendo meglio di noi, però dobbiamo continuare secondo me su questa strada. Oggi sono viste anche cose secondo me migliori rispetto ad altre partite, anche sul profilo del gioco. Io mi sono ovviamente adattato ad ogni allenatore, ad ogni sistema di gioco. Ho fatto la prima punta da solo, ho fatto la seconda punta. Questo è più un gioco di movimento che vuole il mister. A me piace tantissimo attaccare la profondità, però so che in alcuni frangenti il mister vuole che vengo a giocare più per la squadra, sì, e costruire il gioco anche lì davanti, quindi ci si adatta. Ho fatto sia l'uno che l'altro nella mia carriera, quindi qualsiasi cosa si fa per la squadra va benissimo, non c'è problema. Io sto bene qua, amo tantissimo il mio lavoro, quindi lo faccio davvero, tutto quello che faccio lo faccio per la mia famiglia, per questo sport e per questo progetto. E poi a fine anno tireremo le somme. Ci tengo anche a dire un'altra cosa. Sento tanto parlare, sento da quando, appena se c'è una sconfitta, c'è un qualcosa che non va qui, c'è sempre un tirare addosso delle colpe verso qualcuno, verso qualcosa. E vi dico che si perde tutti e si vince tutti, perché sennò è facile qua ogni volta. Si perde una partita, è colpa di tre, di Antenucci, di Cesare e compagnia. Si vince una partita, non è merito di Antenucci, è merito di tutti, società, staff, giocatori. E quando vedo e sento alcune cose ci rimango male, perché so il rispetto che ho per questa squadra, per questo sport, e quello che hanno i miei compagni anche. E quindi ogni volta che c'è una sconfitta, sentirsi dire delle cose non fa piacere, per come viviamo noi questo sport. Poi è normale che vincere o perdere fa parte del nostro percorso. Anche io vorrei vincere tutte le partite, vorrei fare 50 gol al campionato, ma non è così semplice. E quindi bisogna continuare a lavorare, ma bisogna avere anche equilibrio. Equilibrio che qui a volte non vedo, mi dispiace, ma si tende ogni volta. Quando le cose non va bene sento di tutto, si chiamano ex giocatori, ex direttori, parlano di noi, tutti che parlano del Bari. Un anno e mezzo che si parla solo del Bari e non in maniera propositiva.